prima volta che vieni qui a Pietrelcina? È la prima volta. Ci sono venuto per caso, portato da questo mio grande amico, l'avvocato Fischetti, e dicevo che al di là della sorpresa meravigliosa di quello che si trova, è essere sorpresi nel 2014, ormai nessuno più si sorprende. La sorpresa vuol dire suscitare dei fenomeni del cuore, dell'animo, della mente, perché in una situazione del genere si ha una sensazione diversa. E di questo sono grato a chi mi ha portato e a voi che mi avete accolto. Lei ha già fatto il giro delle piccole casette dove è nato Padre Pio? Abbiamo fatto il giro in un ordine poi che non è solo religioso, una proposta di una memoria, ma è anche civile. Ecco, questa civiltà, segno di civiltà che date qui, è straordinario, di un'educazione profonda, complessiva di sistema, che anche questo non si trova molto. Altra ragione di grande sorpresa. Mai sentito parlare di Padre Pio? Oh, moltissimo. Io ero, se vuole, attentamente curioso. E quando sono stato provocato dicendo andiamo in questi luoghi, ho detto sì. La fortuna è che qualcuno mi ha provocato. Probabilmente la mia pregherizia non sarebbe arrivata. Beh, noi diciamo che certe combinazioni, non lo c'è chi le combina in cielo. Io spero che mi guardi giù, che tutti abbiamo bisogno, io forse più degli altri, ma... Perché poi l'uomo ha mille debolezze, alti e bassi, se invece riesce ad avere una sensazione, che è anche di più che una sensazione, di essere accompagnato su queste cose, indicato, incoraggiato, io ho bisogno, sono grande, insomma parecchi anni, ma anche dei segni esteriori, esterni, ho fatto tutto quello che potevo, ma molte volte ho ricevuto questi segni, e anche molto umani, laici, e questo è un segno importante che spero mi accompagna a me e alla mia famiglia. Lei vive nel mondo dell'alta finanza, dell'economia, insomma, nel termine più alto. Ecco, vedere qual era l'economia che c'era nella famiglia Forgione, la piccola famiglia Forgione, con queste povertà che noi vediamo attraverso questi luoghi. È ancora possibile riuscire a far convivere questi due aspetti? Ma io credo di sì, soprattutto pensando che 120 anni fa era ancora un posto più difficile da vivere e dove in una difficoltà del genere sia fuori una santità. E questo è straordinario, credo. Allora se noi non riusciamo a ripetere questo in un mondo dove in fondo la situazione economica si va male, ma in genere la gente non sta poi così male in Italia, in genere in Europa, beh allora c'è da preoccuparsi, ecco, dovremmo tentare di rifarci dei programmi veri di fondo che poi partono dall'uomo, questa è la vera civiltà, e aspettando che lo facciano gli altri non si porta a casa niente, dobbiamo metterci di nostro. C'è questa ricerca dello spirito, però poi non andiamo a trovare. Ma perché siamo dei pigri e dei superficiali, allora se lei dovesse fare la linea di regressione, cioè dei cambiamenti di livello degli stati d'animo, vedrebbe un piattume, una piantezza particolarmente preoccupante. Probabilmente c'è bisogno anche di tornare a queste cose, ad essere stimolati da quello che si vede anche dal Padre Eterno e dai suoi grandi santi come questo padre meraviglioso che ho trovato oggi, di cui sapevo, ma di cui oggi ho avuto sensazione, spero, ripeto, che mi accompagni, ho bisogno, come tutti. Ecco, andando via da Pietrelcina, che cosa le resterà in particolare di questa visita? Beh, questo messaggio di civiltà estremo e di santità semplice, questo spero di portarmelo e di poterlo poi dare agli altri, riferirlo e riportarlo. Grazie. Grazie.